Nella mitologia egizia, Osiride, il re degli dei, unificò i reami e governò con saggezza sull'intero Egitto, prima di venire ucciso da suo fratello Set l'usurpatore. La moglie di Osiride, la dea Iside, recuperò il cadavere del marito. Con il potere del bastone di Osiride, lo riportò in vita, ma solo il tempo di concepire un figlio, Horus. Quando Set scoprì l'accaduto, rubò il bastone e lo utilizzò per imprigionare Iside e Horus. Poi, una volta afferrato il risorto Osiride, smembrò il suo corpo e ne disperse i pezzi, fino a divenire signore indiscusso d'Egitto. Mentre il regno si indeboliva, egli scese negli inferi, a Duat, per aumentare il proprio potere. Solo Osiride era però in grado di fare ritorno da Duat e, senza il bastone, Set si ritrovò prigioniero per l'eternità. Il tempio di Osiride è rimasto sigillato per migliaia di anni, finché io ho scoperto una via. Ma non ero sola. Anche Carter Bell, un astro nascente dell'archeologia, era in cerca del bastone. All'interno vi era il bastone di Osiride. Il nostro obiettivo era vicino, era giunta l'ora. Carter, aspetta! Ah, non questa volta, Croft! Era troppo tardi. Il bastone era una trappola, il tempio una prigione. E noi eravamo maledetti. Vi ringraziamo, viaggiatori. Ci avete liberato dalla prigione. Ora sarete sottoposti al giudizio. Ma non avete molto tempo. Duat, il reame dei morti, vi attende. Io sono Iside e costui è Horus, mio figlio. Siamo gli ultimi degli antichi dei ad aver affrontato Set. Se volete vivere, dobbiamo lasciare questo tempio e trovare i pezzi di Osiride. La trappola che ci ha bloccato qui vi ha maledetto.